È ora di andare a fare a botte col boss finale. Se proseguiamo e raggiungiamo il luogo promesso, la cima del Tartaro, questa sarà davvero la nostra battaglia finale. Sei pronto? Ho già salvato. Andiamo. Con quel cappellino, Junpei. Belle le piume del corvo che fanno così. Koko ga chōjō ka. Chotto mite, sora ga. Lo sapevo che qualcuno diceva guardate. Che vi aspettavate? Che non appariva oggi? Sento la presenza. Figo come si sta formando comunque. Bella. Belle le ha... c'ha una spada. Allora, bello l'aspetto, la faccia un po' anonima. Però c'ha i tratti di Ryoji. I capelli e la faccia mi ricordano un po' Ryoji, effettivamente. Vedi che allora non sono scemo? Sono nava Karisome sa. Kirai già nakatta kedo ne. Da. どうなってるんだ。まさかお前は僕は滅びを告げるだけの存在だ。いや、だったというべきかな。え、beh。今はもうニュクスに取り込まれ、ニュクスそのものと。È solo il suo aspetto, era solo un guscio lui. なるほどな。これがお前の役割ってわけか。だが、決めたことに後悔はない。 Adesso si mette a ridere o qualcosa di simile. そうか。なら君たちはもう理解できているということ。人にとって最も恐ろしいもの、最も目を背けたいと感じるもの、この僕が一体何なのか。分かってるさ、そんなの。な。 誰でも知ってる。全ての命に約束されてるものだ。なら分かるだろう。抗うなんて本当は無駄なことだ。それでも来るのかい？君たちだって怖いはずだ。お、lo sono di sicuro. Ah, 怖えよ。決まってんだろ。ま、なのさんてクエストの見てるらんげえとろ。言ってたってしょうがねえ。 俺は生きなきゃなんねんだよ。もう逃げるのは嫌。生きるっていうのは命の終わりから目をそらさないこと。たとえあんたの前でも絶対後ろは振り向かない。この身に変えても止めてみせます。私は自分自身でそう決めたから。Ecco la nostra risposta. Quindi gli altri che non combattono vadano giù. Esatto. Guarda, era ovvio che sarebbe successo così. Posso dire però una cosa? Io ho dubbi. Nel senso, penso che non vinceremo propriamente, succederà qualcosa a livello gameplay, ma a parte quello, sarebbe stato bello, e lo dico sia in questo sia in Persona 5, non nel 4 perché alla fine ci stava che combattevamo con quelli che avevamo, ma se succedesse in Persona 6 che lo scontro finale col boss finale non mi metti solo i 4 attivi, ma mi metti tutta la squadra a combattere contro un boss potentissimo, sarebbe bellissimo. Sarebbe... a me va bene che il boss ci abbia 100.000 di vita, ma se mi fai combattere con tutta la squadra, proprio tutta quanta, ti applaudo tutto il tempo.
Avatar di Nyx. Bello però. Allora, dubito ci siano delle vere e proprie debolezze. Però tentiamola. Bella la musica. La musica è figa, ci sta. Porca troia. Ovvio che non è che è morto. Adesso ricarica la vita e ovviamente non finirà. Bellissima sta canzone. Secondo me adesso le fasi vanno da qui a 12 fasi, che continua a prendere una carta di volta in volta. Cambio dell'arcano. Il folle. Il mago. Ok. Ok, è come cambiare le persone. Vabbè, debilitiamolo. Proviamo a lanciare una freccia. Secondo me la battaglia va avanti fino a che non ha finito tutti gli arcani, sai? Io adesso mi sono caricato, però credo che cambi veramente poco o niente. Quindi, frecce splendenti! Kaguya! Certo, col cazzo che muore questo. Dobbiamo fare fuori tutti gli arcani. Andiamo di modalità furia? Andiamo di attacco bello potente, basta. Stavo pensando, vado in furia, che così lei continua ad attaccare. Però sarebbe controproducente per via del surriscaldamento poi. L'arcano, il mezzo, sì. La grandezza della vita. Quindi dopo la papessa arriva questo, che non mi ricordo mai qual è. Resiste a tutte le magie. Oh, però a livello di danni ne prende, Elfra. Ma sì, vai. Usa anche tu la tua freccia. Non capisco, però. Cioè, va bene tutto, ma mi sembra troppo facile così. Con così poca vita, Cambio dell'arcano. E questo è l'imperatore. Oh. Lo vedo anch'io. Spazzata. Pensavo peggio. Bella però la spada, E allora non ha senso non attaccare al massimo delle nostre forze, giusto? Arti e Kashike! Arti e Kashike per due! La musica mi piace un sacco. Attacco tempesta! Comunque stavo dicendo, Yukari mi sa che concentrata e con la teurgia è quella che fa più danno di tutti. Imperatrice.
No, questa è la temperanza. Quindi prima era l'imperatrice, poi l'imperatore. No, che cazzo dico, non è la temperanza questa. Ogni volta mi confondono i disegni. Ok. Io non ho problemi con le alterazioni. Curiamo tutti. Dottrina dell'apocalisse. Ma povero Koromaru. Bella la musica. Allora, Thanatos, concentrazione. Aegis facciamo curare Koromaru, perché non voglio che mi scappi alla battaglia finale, onestamente. Quindi Aegis, cura paura. Detto ciò, ululato rinforzante. Bello questo ululato rinforzante alla fine, sulla cima della torre con l'altra luna. Quella di Yukari non la usiamo come abilità, perché lei si può comunque ben piazzare anche con Garudine. ...300 di danno comunque non è male. Ah, che male! Per fortuna Iomunculus ce l'abbiamo. Minchia. Allora, la nostra teurgia la teniamo per il prossimo attacco a questo giro. Vediamo lei se ci aumenta le statistiche a tutti. Non mi usare carica e concentrazione, eh. Va benissimo anche questo. Va benissimo. Potenziamoci. La musica mi piace un botto. Mi piace veramente un sacco sta musica. 700. Koromaru, attacco tempesta. Bravo cagnolone. Comprende il cuore degli altri, porta gioia e meraviglia. Questo è Yamanti. Questo lo conosciamo benissimo. Ok, resiste alle frecce. Che culo. Ok. Vabbè, io sono potenziato, debili e tutto il resto, quindi Cenerentola, Caos Scarlatto. Forse è un po' spreco, però volevo usarlo. La nostra main assoluta di attacco. 11.000. E ora diventa il carro. Ok, prosegui pure. Ok, niente colpi fisici, eh? Va bene. Ehi, Agon! Tu cura tutti, che così ti aumenti la tua teurgia. Perfetto, attacco mortale. Ah sì? Ti proteggi dagli attacchi fisici? E allora, attacco divino! Posso dirlo, onestamente, Serpe Nera è più bello nel 5. Col serpente che arriva da sotto e fa la snaccagnata. Bella sta cosa che ogni carta lo potenzia sempre di più, però. Davvero figa come cosa. La giudizio. No, giustizia, scusami.
Perfetto, niente attacchi magici, questo è facile. Per noi ovviamente. Debilitiamolo. Tu cura tutti. Mi sta piacendo un sacco la musica di sta battaglia. Makoukan. Povero cagnolino. Hamon. Sul cane. Ah no, su di lei. Se ti piacerebbe. Ok, sei debilitato, io non ho niente, quindi ci potenziamo. Ecco qui. Ok. Forse ci potenzi adesso tutti, quanto ci fai? Perfetto, perfetto Fuka. Bravissima. Cosa abbiamo detto? Quindi niente attacchi magici. Madonna mia che devasto. Tutto viene rivelato. Serve grande coraggio. Quello sì, quello c'hai ragione. Ok, eremita. Ok, si difende dagli spari, quindi attacco tempesta. Fra, voglio dire. Vabbè, qua è un po' spreco. Alto voltaggio. Bella l'animazione, bellissima. Quindi noi siamo potenziati e tutto il resto. Sai cosa? Debilitiamolo. Perché non voglio sprecare il nostro di attacco. Piuttosto attacchiamo ancora con Aegis. Perfetto. L'arcano. Quindi il prossimo è la fortuna. La musica è bellissima. È davvero bellissima, porca miseria. Perfetto, quindi non resisti al buio fra... Hey, Agon! Madonna, che devasto. Ok. La forza. Più che altro mi chiedo, in New Game Plus, se tutte queste debolezze noi le vediamo. Perché vi dico questo? Perché negli altri giochi, quando fai il New Game Plus, per esempio Persona 5, ti fa vedere le vecchie debolezze. Brava Yukari. Rondò di Mobius. Bello come attacco, bellissimo. Ed è morta Yukari, aia. Porca troia. Pezzo di merda. Quello è il mio cane. Bastardo lurido. Serpe nera. Sono arcana wa shimeshita. Sakeyo no nai kyūjou ni oite koso aratana michi o saguru chansu ga aru koto. Aha. L'ha peso. Lei non è potenziata, il che vuol dire balsamo vitale su Yukari. E Yukari ovviamente balsamo vitale su Koromaru. Trascendenza macabra. Ottiene più azione. Aia. Hai capito il danno, eh?
Dobbiamo debilitarlo. Dobbiamo debilitarlo per bene ora. Madonna mia, 3 azioni addirittura. Quindi il prossimo è un attacco magico, eh. Ok, ok. Ci penso io a debilitarti ora. Così vi becco anche la mia teurgia. Perfetto. Tu, dimmi le sue debolezze. Ok. Vai di potenza massima. Forse non lo uccidiamo, però. No, invece sì. Anche questa fase è andata. Ok, ha cambiato discorso. Ah, ok, sempre lì finiamo, Quindi siamo vicini alla fine della battaglia, immagino. Arcano della morte. Quindi vuol dire che farà insta-kill ora, di sicuro. Aia. Qua si va di insta-kill, eh. Sì, ma manca ancora il giudizio. Danziamo quest'ultimo valzer, stronzo. Il mondo non finirà, tu non sei Ryoji. Vai! Dacci tutta l'energia che ci serve, Fuka! Debilitiamolo. Anzi, aspetta. Prima dirgli... Ok, niente, perché mi sa che questa è la fase finale. Questa è la fase finale. Perfetto. Vediamo. Ok, adesso c'ha un bel po' di vita. Apocalisse. Certo, tutti con poca vita, ovvio. Che cosa strana, eh. Però fammi vedere un attimo Coirion. Ripista il tutto gli HP del gruppo. No, lasciamolo a Yukari questo compito. Il nostro è un altro. Caos Scarlatto. Sayonara Nyx.